Durango, che vuoi? Fare due chiacchiere con te. Mi manda Barnett. Vuole i $500 vinti al poker. Perché non viene lui a prenderseli? Perché li prendo io. Non ti va? Cerca di sbrigarti. Hai solo 10 secondi di tempo. Deciditi. Ho ucciso per molto meno. Salve, Durango. Salve, i vostri soldi. Siete un esattore in gamba, Durango. Il 10%, vero? Esatto. Bene. Grazie, Durango.
via di là! Allontanatevi da questa casa o vi ammazzo! Sbrigatevi! Ma voi siete Durango? Un momento! Non ve ne andate! Aspettate! Signor Durango! Aspettate, vi prego. Cosa c'è, ragazzina? Dovete proprio scusarci, Durango. Mio padre è fuori di sé, dopo tutto quello che ci è successo. Fino a qualche giorno fa eravamo tranquilli, ma poi ci hanno tolto tutto quello che avevamo. Aiutateci, voi potete farlo. Ho il caffè sul fuoco e dei buoni biscotti che ho preparato io stessa. Vi prego, Durango. Signor Durango, fate qualche cosa per noi. Proprio non volete aiutarci? Grazie, venite. Tequila per tutti, offre il benvenuto. A te. Musica, muchacho, suona qualcosa di allegro. Salute. Vamos, muchachas, vedi tutti la mia salute. Ho fatto un grosso affare, muchachas. Uno di quegli affari che in un colpo solo ti cambiano la vita. Allegria, oggi è il gran giorno di Manuel, benvenuto. La festa continua, ma in un altro posto. Questa notte, bienvenido, ha diritto a una buona compagnia. Buenas noches, Esteban. Grazie. Sta arrivando un gringo, è Durango. Madre de Dios, l'esattore. Cercando Manuel, bienvenido. Manuel, bienvenido, ma non c'è un ostacolo. Bienvenido. Bienvenido. Chi ha chiesto di Manuel, bienvenido? Io. Devi restituire le mandrie che hai rubato al vecchio Sullivan. Mandrie? Hai detto mandrie? Non esistono mandrie in un raggio di 500 miglia. Bene. Restituirai i soldi ricavati dalla loro vendita. Ascolta, ombre. Bienvenido non ha tempo da perdere. Non so chi sia questo Sullivan e non so di che denaro stai parlando. Ti do 10 secondi.
Madre Santissima. Non trovo proprio le parole per ringraziarvi, Durango. Ci avete salvati dalla fame. Quella mandria era tutto ciò che avevamo io e Jane. Io ho eseguito il vostro incarico. Quanto vi spetta? Il 10%. Bene. Ecco. Grazie. Buona fortuna. Arrivederci e buona fortuna a voi, Durango. Allontanarvi da casa, Miss Jane. Si corre il rischio di fare cattivi incontri. Non direi. Ora almeno. Non sono migliore degli altri. Aspettate. Volevo dirvi che... Vi darò quella laggiù, è l'unica libera. Vi fermate molto tempo? Non lo so. Fate portare la mia roba in camera, io mi occuperò del cavallo. Ehi, qui, ancora da bere. Porta un'altra bottiglia, ho detto. Whisky. La bottiglia. Whisky, ma dai, facciamo una bottiglia. Sì, certo. Ma no, hai saputo il gioco. Tutto il test chiaro. Ma come si fa? Ma una cosa. Come si fa una partita con le carte di casa? Salve. Salve. Come va il locale, Peter? Così, non mi posso lamentare. Vedo che ti sei sistemato bene con l'anticipo della banca. Abbastanza, signor Morris. Il guaio è che la banca è in difficoltà e deve rientrare di tutti i suoi crediti. Ma Ferguson non può farmi questo. Il locale comincia ora ad avviarsi. E poi ho un regolare contratto, con precise scadenze. Il signor Ferguson è generoso. Aspetterà. Un paio di giorni. Non è possibile. Non può farlo. Il contratto parla chiaro. Due giorni. Due. Ha 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 ha
Questo lo offre la ditta. Signor? Durango. Grazie. Mi chiamo Durango. Buongiorno, Miss Margot. Buongiorno. Buongiorno. Vi ha dato fastidio il telegrafo? Purtroppo l'ufficio è lì accanto. No. Senti, il padrone vuole parlarti. Mr. Ferguson. Vi seguo. Allora voi sareste Durango, quello che chiamano l'esattore, specialista nell'arte di convincere quei debitori che vorrebbero sottrarsi al loro dovere. Proprio lui. Ah, si parla molto di voi e, francamente, devo dire che i giudizi sono i più disparati. Quello che pensano di me non mi interessa. Ma perché mai tanta fretta, Durango? Volete un sigaro? Non fumo. Un colpo di tosse potrebbe essere fatale nel momento di estrarre la pistola. Sapete, voi ed io potremmo avere reciproci interessi. In questa contea ho investito parecchi capitali, prestando denaro a chiunque volesse intraprendere qualsiasi iniziativa. Eh sì, mi sono esposto per molte migliaia di dollari, ma quando cerco di rientrare dei miei crediti, si scatenano solo risse. E sparatorie. Gentaglia, ecco chi ho beneficato. Gentaglia per di più ingrata. Volete lavorare per me, Durango? Niente da fare, Ferguson. Non ho mai avuto un padrone. Non saprei sopportarlo. E poi io sono un esattore di un certo livello. E non un galoppino da strapazzo come tutti i suoi tirapiedi. Se non lo sa, io costo molto caro. Ma potremmo metterci d'accordo. Bene, ne riparleremo, se capiterà l'occasione. Signor Durango, dimenticavo, vi ho cambiato stanza. Ve ne ho procurata una al piano di sopra, così non avrete più quel fastidioso rumore del telegrafo. Sì, ma mi andava bene anche questa. Quella di sopra è senz'altro migliore, è più grande e poi quel signore ha insistito tanto per avere questa camera. Dice che non può fare le scale.
Miss Margot? Sì? Quel tale, lo conoscete? No, mai visto da queste parti. Credo che sia un commesso viaggiatore. Buongiorno, signori. E scusate se vi ho fatto aspettare. Prego. Avanti! Che mancava pure questo ritardo. Grazie. Puoi andare. Miss Margot, è partito presto quel tale. Ho fatto appena in tempo a prenotargli il posto, un affare urgente. Gradite un caffè, signor Durango? No, mi innervosisce. Dimenticato qualcosa? No, forse soltanto nostalgia per la mia vecchia stanza, oppure per la musica del telegrafo. Cosa vuole? Qui è monotona la vita. Non c'è niente di bello da vedere. L'unica gloria della contea è una vecchia missione spagnola da tempo in rovina, vicino alle grotte di Geronimo. Ah, sì? Sì, ma se fossi in voi non ci perderei proprio tempo. Se invece volete distrarvi, c'è Fort Passy. Anch'io ci vado qualche volta. Una missione in rovina, grotte di Geronimo. Grazie, Miss Margot. Grazie.
Pronto, amico! Venite! Salute, Tueto! Hai fatto un buon viaggio? Pronto, ragazzi! Ci sono 100.000 dollari da qualche parte! Bisogna cercarle! Vamos! Pronto! Vamos, muchachos! Vamos! Quel Ferguson si crede un furbo, ma se il Tuerto lo è smas. Quel cabrone ha spedito il denaro in tutta segretezza, ma non ha pensato che il Tuerto era lì a cattar. Il mensaje telegrafico. Un colpo da maestro, amigos. Povero Ferguson, dite che ci resterà male. Erano armati, Tuerto? Sì, uomini di Ferguson. Aveva messo una scorta al posto dei viaggiatori. Del dinero, amigos! Yeah! Dammi! Siamo ricchi, amico! Amico! Tana, compañeros, venite. Qui staremo al riparo finché le acque non si saranno calmate. E poi via al Messico! Salve, Guercio. O preferisci Tuerto, come ti chiamano i tuoi amici? Non ci ho messo molto a trovarti. Cosa vuoi, gringo? Il danaro. Tutto quanto. Danaro? Quale denaro? Metti quella valigetta in terra, lentamente. Non ho tempo da perdere, Tuerto. Cerca di deciderti. Butta la pistola. Valgami Dios! Gringo della mala suerte! La sfortuna, sicuro. La sfortuna che si canisce contro di me. Perché, madre di Dios? Perché sta mala suerte? Perché? Mi è venuta un'idea, magnifico. Possiamo dividere metà per te e metà per me. Saremo ricco tutti e due. Vero, gringo? Mi chiamo Durango. Allora tu saresti... l'esattore. Sì, 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 capisco. Spero un momentino. Che male ho fatto? Ho rubato un ricco farabutto? Te? C'è scritto da qualche parte che è peccato rubare un ricco farabutto? Nella Bibbia non c'è scritto. Palabra de Tuerto. Ho solo preso un ramito. A chi si è rubato un bosco? È peccato questo? Ah! Per il mio carattere tu parli troppo. Perché non ti rimetti quella benda? Ecco, così sei più pittoresco. Vieni qui, Tuerto. Unisci le mani. Credevi di aver architettato un bel piano.
Ha insistito troppo per avere quella stanza. E io ho capito subito il trucco del telegrafo. Ho seguito la diligenza ed eccomi. Bravo, Twert. Ecco fatto. Andiamo. La mala suerte, la puta mia mala suerte. Maricon. Porco. Disgraziato. Maledetto gringo de mierda. Figlio di un cabron. Figlio di una puta che ti parió. Che i fulmini ti brucino gli occhi, che tu muoia di colera. Che i sciacalli ti mangino le budella. Maledetto bastardo. Vi consegno un ospite, sceriffo. E di riguardo. Oh, ma guarda, guarda chi si vede ancora qui, eh? Il Tuerto. Una nostra conoscenza. Cosa hai combinato questa volta, eh? Maricon. Brutto figlio de puta! Adios, amigo. Ah, ci sono tutti, grazie al cielo. Avevo preso tutte le precauzioni, ma è stato inutile. Ve lo dicevo che questa è una terra di banditi. Come ci siete riuscito? Mi trovavo là per caso. Bravo, mi congratulo con voi. Allora, Durango, vi siete meritata una ricompensa. Ecco. Mi spetta il 10%. $10,000? Ma siete impazzito! Vi avevo avvertito. Sono un esattore ad alto livello. Avete 10 secondi. Va bene. E tenete le mani sul tavolo. Whisky, subito. E Peter, dov'è? Se n'è andato da qualche giorno. All'est, credo. Dammelo un altro. Sarà soddisfatto. Filiamo. Va meglio ora. Maledetti bastardi. Cos'è successo, Durango? Vi ho trovato disteso a terra privo di sensi. Chi è che vi ha aggredito?
No, non dovete affaticarvi. Restate a letto per un po'. Cosa sapete di quel Ferguson? È un usuraio della peggiore specie. È praticamente padrone di tutta la contea. Presta il denaro a chi ne ha bisogno e ne esige la restituzione prima dei termini. I suoi bravacci gli coprono le spalle e chi non può pagare se ne va e abbandona tutto. E chi non è d'accordo? Lo ritrovano stecchito in qualche parte della prateria. Mio padre, quando venimmo qui, si rivolse a Ferguson per impiantare questo albergo. Ottenne il prestito, ma dopo qualche mese si presentò a chiederne la restituzione. Mio padre non li aveva. Ci minacciarono a tal punto che lui finì col suicidarsi. Ora l'albergo è di Ferguson. E mi ha fatto la grande concessione di lasciarmelo gestire. Io sono una donna sola e ho finito con l'accettare, non avevo altra scelta. Che altro potevo fare? Si sbrighi. Cosa c'è, Wegg? Non mi è piaciuto lo scherzo, Ferguson. Per niente. Il mio denaro, alla svelta. Sbrigatevi. Un momento. Ora aprite bene le orecchie. Io ho intenzione di andarmene da questo maledetto paese. Vi avverto, Ferguson. Se troverò sul mio cammino voi o uno dei vostri, non avrò più pietà. Ci andrò con la mano pesante. Così. Thank you.
Idiota, te lo sei lasciato scappare. Ormai mi servi più da morto che da vivo. Le mani, Durango. Che vi prende, sceriffo? Slacciatevi il cinturone e non fate scherzi. Ebbene? Con questo denaro voi avete saldato il conto all'hotel di Miss Margot. E allora? Dai numeri di serie risulta che questo denaro era stato rubato poche ore prima al signor Ferguson. Siete accusato di furto di $10,000 e dell'omicidio a scopo di rapina di uno dei guardiani della banca. Uniti i polsi. Andiamo. Lessatore! È arrivato l'essatore. Ma quanto piccolo è il mondo! Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo rivisti così presto? Rispondimi, dimmi che cosa hai riscosso oggi! Non me lo vuoi dire, cabron! Come ti è andata la giornata, hijo della puta del mondo? Perché non parli? Eh? Ti hanno mangiato la lingua? Beh, allora parlerò io. Lo sai che cosa hai incassato oggi? Te lo dice il tuerto. Un sacco di merda. Ecco quello che hai incassato. Piantala tu. Pobrecito, come è triste. ¿Quieres? Che te cante una canzoncina? Un nina nana? Nina nana nina. Cambero cabron di un cabron! Che ti aveva detto? Dividiamo a metà! Ma no, il signore è muy lindo, il signore è muy honrado. Ma... Tiè, me lo cago in tu 10%! Ho saputo tutto, sai. E ora dimmi, chi è ma bandito, El Tuerto o Ferguson? Ti faranno un processo e li troverai tutti pronti a giurare che sei un assassino, perché Ferguson può comperarsele. E tra i giurati ci saranno tutti i suoi debitori. E questa volta la forca l'avrai tutta per te, e non al 10%.
Sai che cosa sei? Loco, questo sei. Ah, sì? E allora sappi, gringo, che il tuerto di questo ne ha da vendere. È la mala sorte. La puta mia mala sorte. Avanti. Allora? Abbiamo saputo che il giudice arriverà tra un paio di giorni, signor Ferguson. Molto bene. Compilerò io stesso la lista dei giurati. Ma credete che lo sceriffo... Lo sceriffo dovrà soltanto sottoscriverla. Lo deve a me se occupa quel posto. Sarà una magnifica esecuzione. La gente adora queste cose. Già. Lo sai, Durango? C'è qualcosa che non va? Sei nervoso, eh? Capita a tutti, sì. Non te la prendere. Via. La forca fa tutti lo stesso effetto. Non illuderti, neanche tu riuscirai a salvare la pelle. È qui che ti sbagli, amico. Il tuerto se ne andrà da questo posto puzzolente. E al più presto. Lo sai cosa c'è qua dentro? Non riuscirai mai a indovinarlo. Un serpente velenosissimo. E ora ti dirò come l'ho preso. Ho catturato un topo. L'ho legato per una zampa ad una funicella. E poi l'ho calato fuori. Fuori della finestra ci sono sassi e cespugli. Il topo si è messo a gridare. E ha richiamato l'attenzione del serpente. Che se l'ha mangiato. E io non ho fatto altro che pescare il serpente tirando la funicella. Dove hai imparato questo trucco? Me l'ha insegnato Diego Avellana. È un compagno. Conosce Avellana? Ora, lui e la sua banda mi devono raggiungere. Abbiamo un rifugio tranquillo. Avellana l'ho conosciuto combattendo con Benito Juarez. Ero caporale segnalatore. Fu lì che imparai a usare l'alfabeto Morse. Lo vuoi imparare anche tu? Tieni, amico. Forse servirà a distrarti prima dell'esecuzione. Lo sai, ombre? Ho assistito alla fucilazione di quel re dai capelli biondi. Massimiliano d'Asburgo. Che bei tempi. Anche i re facevano la rivoluzione. Ora invece, tempi di cacca e di mala suerte. È ora di dormire. Che stai nascondendo? Nada, signor. Che puoi nascondere il pobrecito tuerto? Avanti, tira fuori quello che hai nascosto. Scusi, signor sceriffo, non è nada, non è nada di nada. Sì, sì, non è nada. Lo giuro per mia madrecita. No, signor, vi prego, è roba mia, ricordo di famiglia, lo giuro, sì. Dannato bastardo! Adesso a noi due, esattore, hai fatto fallire il più bel colpo della mia vita.
Non vale la pena. Perché sprecare una pallottola? C'è la forca che ti aspetta, amico. Però non si deve dire che il tuerto non è un generoso. Testa è svita. Croce, morte. Il 50% contro il tuo 10. Testa. E buona fortuna. Vida. Vieni. Sono nei guai, Margot. Sono stata tanto in pena. Vorrei nascondermi per un po'. Non mi cercheranno mai qui. Quanto vorrai, caro. Ormai se ne stanno andando anche gli ultimi coloni. Nessuno ci resterà. E purtroppo lasciano nelle mani di quel Ferguson migliaia di ettari di terra, con i raccolti quasi maturi e tutti i loro capi di bestiame. Poveretti. Li ha minacciati e terrorizzati esigendo la restituzione dei prestiti. Il solito sistema. Questa volta ha trovato la scusa del furto dei 10.000 dollari. Così ora arriveranno nuovi coloni. E sborseranno fior di quattrini in contanti per avere quelle ottime terre e quel bestiame. Sarà una somma davvero vertiginosa e tale da portare a sviluppi impensati. Preparatevi anche voi a cambiare radicalmente la vostra stupida esistenza. Se non altro, il nascondermi mi è servito per imparare il linguaggio del telegrafo. Perché? Hai intenzione di cambiare mestiere? Non proprio, ma è un'esperienza che potrebbe dare i suoi frutti tra qualche giorno. Grazie. Devo chiederti ancora un favore. Trovami un cavallo, fallo sellare e tienilo sempre pronto nel retro dell'hotel. Potrebbe servirmi da un momento all'altro. Sarà fatto, capo. 800.000 dollari! E quasi tutti in oro. Questo è il profitto che mi ha portato l'arrivo dei nuovi coloni. Tutto funziona secondo le previsioni. Con questa somma acquisterò tutto il pacchetto azionario della compagnia delle banche dell'Est. Ma... e lascerete il paese? Sì. Ho intenzione di abbandonare questa terra di mandriani.
Mi trasferirò. Anzi, ci trasferiremo ad Abilene. Non la conoscete? È una vera città. E chissà, forse riuscirò anche a farmi eleggere senatore. Spedite subito un telegramma alla banca di Abilene annunciando l'acquisto del pacchetto azionario. Specificando anche che a tempo debito verrà spedito il denaro. Va bene, signor Ferguson. Conti pure su di noi. C'è altro? Nessuna notizia di... dell'evaso? Durango? Non ancora. Sono stati avvertiti tutti gli informatori che abbiamo in giro, creda. Già. Siamo certi che non tarderanno a farci sapere qualcosa. Sarà meglio per voi. Più bel colpo della mia vita, Bejana. $1,000,000, capisci? Roba da far girare la testa. Invece, beh, mi sono piombato addosso 100, ma che dico, 200 gringos. E mi hanno pestato, mi avevano colpi da tutte le parti. Erano comandati da un cabrone, un certo... Un gringo. Durango, amico mio. Vieni, è un piacere vederti. Ero sicuro di trovarti qui, e in buona compagnia. Avellana, tengo l'onore di presentarti all'amico Durango, un gringo di primer ordine. Siéntate. Un amico. Caffè, signor? Grazie. Il mio amico ha molti conti in sospeso con la legge. È un compagno, ci si può fidare. È accusato di furto, omicidio, sembra anche della morte dello sceriffo. E perciò, davanti a lui si può parlare, ai sceriffi è stato sempre allergico. Apposta siamo vecchi amici. Non è vero, Durango? Questo è stato un incontro fortunato. Ho un affare da proporti, Avellana. Un affare molto grosso. Grosso quanto? $800,000. $800,000. Madre de Dios. Che te dicevo, Avellana? I miei amici sono gente in gamba. Il primo che ti presento, $800,000. Su quanti uomini possiamo contare? Questi. Sono pochi, ma in gamba. E decisi a tutto. Basteranno. Studieremo il piano non appena avrò dettagli più precisi. Poi attaccheremo. Del bottino ne faremo tre parti. Una per te, Avellana. Una per il tuerto e una per me. Poi è un gran giorno, amigos. Bisognerà festeggiare. Nessuno tiene whisky o mezcal? Devo rientrare prima che faccia giorno. Esquimindi, accompagna il signor. A presto. Adios. $800,000. Madre de Dios.
Ho deciso di effettuare la spedizione del denaro domani all'alba. Useremo la nostra diligenza. Per non dare nell'occhio verrà scortata da due viaggiatori. Ma armati. Si dirigerà sulla pista di Santa Fe. Santa Fe? Ma è a sud. Questo per ragioni di prudenza. Innanzitutto la pista non si presta alle imboscate. E poi perché a Santa Fe c'è la ferrovia. E tutto ciò riduce sensibilmente i rischi di un trasporto così lungo. Chiaro? Useremo la massima segretezza. Ah! E a questo proposito, gli uomini della scorta dovranno essere avvertiti soltanto mezz'ora prima della partenza. Capito? Bene, una volta sul treno, proseguiremo fino a destinazione. L'operazione si svolgerà nella massima segretezza. E nessuno, tranne noi, ne sarà al corrente. A che ora dovremo essere a Santa Fe? Il treno parte alle 2 del pomeriggio. Fate in modo di arrivare sul posto pochi minuti prima. Questo per evitare delle soste che possano far insospettire qualcuno. Poco dopo il tramonto, spedite un telegramma alla compagnia di Santa Fe, prenotando un intero vagone, senza specificare altro. D'accordo? Lebrosos. Anche i lebrosi adesso. Lebrosos. Taglierò i fili del telegrafo. Vamos, compañeros! Thank you.
Squimindi. Anda. Bueno. Vamos. Madre de Dios, due parti uguali. Una per te e una per me. Per te, per me, per me. Mai visto tanto dinero in tutta mia vita. Bel colpo, amigos, bel colpo. Basta così, tuerto. Il mio cuore sanguina, ma non posso dividere a metà con te. Credimi. Ma eravamo d'accordo. Ti voglio bene come un fratello. Ma devi ragionare. Tu sei solo. Non hai a chi pensare. Noi siamo tanti. Abbiamo le nostre famiglie. Cosa proponi? $2,000 possono bastare. Cosa? $2,000? Ma qui ci sono centinaia di migliaia di dollari. Non insistere. Nessuno mi farà cambiare idea. Ti sbagli, Avellana. Non sono d'accordo sul tuo modo di dividere. Va bene. Per te posso fare un'eccezione. No, Avellana. Gli assi sono in mano mia. Comando io il gioco. So anche perdere. Che hai intenzione di darmi? Lo lascio decidere a te. Tuerto, la festa è finita. Ti aspettavo. Bel colpo. Potremmo dividere da fratelli. Non ti pare? Che ne dici, amico? Ma perché non parli? Siamo ricchi ora. Non dovremo preoccuparci di nulla. Giusto? Pensa, non dovrai più fare l'esattore. E visto che tu hai tanta più esperienza di me, mi dirai che cosa ci devo fare con tutti questi dollari. È stata Avellana che voleva ucciderti. Non me l'aveva detto. Me lo giuro, per mia madre Sita, te lo giuro. Sei una carogna schifosa. Io non ti ho mai detto che hanno tentato di uccidermi. E tu come fai a saperlo? Noce de mierda! Devi credermi, Durango. Io non volevo. Le aveva detto di no. Ma lo sai com'era Avellana? Lo so, non ha mai diviso con nessuno. Credimi. I suoi soci in affari sono sempre finiti sotto un mucchio di terra. Durango, noi siamo amici. Dobbiamo restare insieme. No, Durango,
Non te ne andare. Portane con te. Tu parli troppo. Beh, allora, lasciami il pizzico di quei dollari. Li terrò come tuo ricordo. Ti lascio la vita e il cavallo. È più di quanto meriti. Mettila sul mio cavallo. Io? Cabron! Cabron di un cabron! La mala suerte, la puta mala suerte de toda mi vida. La puta mala suerte de la vida del tuerto. Tutto perduto! Maledetti imbecilli! Peggio dei dilettanti! E io che mi ero affidato a voi! Tutte le azioni delle banche dell'est sono mie, ma il denaro non arriverà mai! Vi siete fatti giocare come dei perfetti idioti! $800,000! $800,000! Signor Ferguson, se c'è qualcosa che possiamo fare... E che vorresti fare tu? Il telegrafo è stato tagliato! E io sono rovinato, capite? Potremmo organizzare una battuta. Illudete di raggiungere Avellana? Pensate che siano già riusciti a raggiungere il confine? Ehi, ma lasciami pensare. Non può vendere quella miniera di rame. Beh, quanto potrebbero darmi? 300 o 400 mila dollari al massimo. E sarebbe comunque la fine. Sarebbe il fallimento. E mi ero fidato di voi. Tutta quanta la mia ricchezza l'ho messa in mano a degli idioti come voi! E i creditori inoltre piomberanno come avvoltoi su quello che resta del mio patrimonio. Che il cielo li fulmini! La morte. Sì, la morte estingue ogni debito. Ed un uomo nelle mie condizioni non può che togliersi la vita. Ma cosa dici? Zitto, imbecille! Il banchiere Ferguson è morto! È morto! I creditori a disperarsi! Chi è? Durango. Ah, siete voi, che piacere. Salve, Sullivan. Venite, venite dentro. Potete custodirmi per un po' questa roba? Ma sicuro. Durango. Ma voi siete ferito? Non è niente, Miss Jane. Un colpo di striscio. Papà, metti a bollire dell'acqua. Voi intanto toglietevi subito questo. Sedete qua e sbottonate le camicie. Fortuna, non è grave. Ah, grazie, dottore. Dite, la convalescenza sarà lunga? Beh, qualche giorno e vi rimetterete completamente. Qualche giorno? Posso concedervi molto meno, diciamo qualche ora. Avete fretta? Già. Mettetecela tutta. Non garantisco nulla, vedrò quello che posso fare. Aiuto! 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 Il banchiere Ferguson si è ucciso! Il banchiere Ferguson? Chiama il Peggy. Vado subito. Signor Durango. Che c'è, Jane? Signor Durango, il signor Ferguson si è ucciso. Cosa? Come lo sapete? Nelle strade di Tucson ne parlano tutti. È proprio vero. Thank you.
Pace all'anima sua, però era veramente un figlio di cane. La gente potrà tornare a lavorare tranquilla. Già. Tutto bene? Sì, signor Ferguson. Nessuno vi ha seguiti? No, signor Ferguson. Molto bene. Ci attende un lungo viaggio, ma laggiù in Guatemala ci rifaremo una vita. C'è quella miniera di rame che volevate farmi vendere. Invece con quella vi assicuro che non tarderò a risalire la china. Andiamo. Fermi. E tu scendi da cavallo. E non fate sciocchezze. Quei sassi attorno a quella croce sono uguali a quelli che erano nella tua bara, Ferguson. E devo aggiungere che questo cambio non mi è piaciuto. Dov'è? Ho qui proprio tutto quello che mi rimane. È tuo! Che cosa... cosa vuoi fare? Raccogli quella pistola. Che devo fare? Devi fare quello che hai lasciato in sospeso 2 giorni fa, spararti. No. 10 secondi. No! Sì, reverendo. Questi sono tutti i dollari dei coloni che Ferguson ha obbligato ad andarsene da Tucson. Ci sono anche quelli del padre di Margot. Volete provvedere voi alla restituzione, reverendo? Sì, certo, certo, Durango. È molto bello quello che hai fatto. Ti saremo riconoscenti per tutta la vita. Ma perché non ti fermi con noi? Saresti un ottimo sceriffo. Bravo! È vero! Bravo! È giusto! Ci vorrebbe. Grazie, reverendo. Non voglio guai. Preferisco lavorare in proprio, almeno per ora. Che il cielo ti protegga, figliuolo. Vi saluto. Dimenticavo di dirvi che da quel denaro manca qualche migliaio di dollari. Era un mio vecchio credito. Questa volta sulla tariffa non sono stato scrupoloso. Oh, sì, sì. Ne avremo di lavoro per restituire questo denaro a tutti. È uomo quel Durango. Dicono che abbia fatto fuori almeno 50 persone, sempre per giustizia, naturalmente. Dite un po', ma per voi è un peccatore quel Durango? Beh, non parliamo di queste cose adesso. Non siamo qui per perdere tempo. Adagio, 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 figlioli. Ognuno avrà quello che gli spetta. Ma adesso non fate confusione. Andate pure a casa. Uno alla volta. State tranquilli. Andate a casa che io vi farò chiamare. Andate. Sei deciso a partire. Ci rivedremo. Certo. Se qualche cliente non pagherà il conto, chiamami. Me lo auguro davvero. E io correrò da te, ma ricordati, prendo sempre il 10%.
Hola, amigo. Finalmente ci rivediamo. Facciamo la stessa strada, no es? Ho degli affari al nord. Davvero, grossi affari. Che fai, vieni con me? Io vado nella direzione opposta. A Dodge City. Ehi, aspetta! Siamo amici. Prendimi con te. Non sarò un peso. Farò tutto quello che vorrai. Fammi stare con te. Non te ne pentirai. So cucinare bene. Tortilla di primera qualità. Stufate di montone e porco le spiedo. Aspetta! Tu non sai, amico. Il tuerto è l'ombre della mille risorse. Della mille qualità. È come se tu avessi vicino a te a tua madre. E ti farebbe molto piacere, vero amico, eh? Ma se è la mala sorte, la puta mia mala sorte. Ehi, aspettami! Aspetta, ti dico, aspettami! E sai che ti dice il tuerto, cabrón di un cabrón? E io ti seguirò nella buona e nella mala sorte, anche nel...